Ciao amici di YouTube, sono Vincenzo, benvenuti anche questo sabato sul mio canale e nel mio piccolo laboratorio. Siamo pronti per un nuovo progetto. Questo sabato andiamo a realizzare il bypass per l'autoclave. Quando ho realizzato l'autoclave, ho volutamente bypassato questa fase del progetto in quanto volevo testare se tutto l'impianto andasse bene. Adesso sono 2 mesi che tutto è operativo, ora posso andare a realizzare questo completamento. Se non siete iscritti al canale, iscrivetevi e spuntate la campanellina per rimanere aggiornati su tutti i prossimi contenuti che verranno. Per andare più rapido durante l'installazione, mi preparerò tutto il condotto al banco. Misuro ogni singolo tratto per potermi trovare con le misure rilevate.
Il condotto è pronto per essere installato. Aiutandomi con un filo elettrico, calcolo approssimativamente la curva che dovrà fare il tubo e taglio di conseguenza. Per piegare tubi di rame si possono utilizzare diversi metodi, tipo la sabbia, l'acqua congelata. Io preferisco utilizzare quest'ultimo metodo perché non lascia residui all'interno delle tubature. Procedo sigillando col del nastro isolante uno dei due lati dei tubi appena tagliati, riempio d'acqua e metto nel congelatore. Appena il ghiaccio si sarà congelato, potete dare al tubo di rame qualsiasi forma, poiché il ghiaccio comprimendo il tubo dall'interno non gli farà perdere la sezione. Installo una valvola sfera sul condotto che dal motore porta l'acqua dentro casa. Questa valvola mi servirà per non far tornare indietro acqua non filtrata verso il filtro da 60 micron. Disconnetto il condotto anche dall'altro lato e applico la curva appena creata con un T che mi prenderà le due mandate dell'acqua, una che viene dall'acquedotto, una che viene dall'autoclave. Collego il T al condotto che entra verso casa e applico anche la curva creata perché non c'è abbastanza spazio per tutto il sistema del filtro. Una veloce pulita alla condotta principale che andrò a tagliare e applico il condotto creato.
inserisco un filtro per ridurre la sabbiolina all'interno dei rubinetti. Applico qualche fascetta per supportare il sistema all'unico aggancio disponibile. Rieccoci amici, anche per questo sabato il progetto è concluso. Fatemi sapere se vi è piaciuto e se avreste fatto qualcosa di diverso. In descrizione vi lascerò come di consueto gli attrezzi e i materiali che mi avete visto utilizzare per la realizzazione. Ci vediamo sabato prossimo. Ciao!